Parliamo di psicologia amica, ospiti con noi la dottoressa Cristina Marinelli, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Alessandra Mosca, che è psicologa clinica e dello sport del Centro regionale di psicologia dello sport di Macerata a Sforza Costa. Organizzeranno proprio il 19 gennaio prossimo, sabato 19 gennaio, una giornata di informazione aperta a tutti. E da qui Psicologia Amica. In questa giornata noi vogliamo proprio dare la possibilità ai cittadini, alle persone di comprendere quanto poi il ruolo dello psicologo è un ruolo ormai che ci avvicina molto, no? E che quindi oggigiorno di cui da una parte ne abbiamo molto bisogno, ma dall'altra spesso lo rifiutiamo perché è produzione comunque di stereotipi che fanno parte ormai di un'era un po' passata. E l'obiettivo nostro è proprio quello di rendere a titolo formativo e anche informativo, perché no, le persone consapevoli rispetto a tutte le attività che noi svolgiamo nelle varie aree di intervento e di quanto poi la psicologia possa essere d'aiuto nella quotidianità e non solo in quelli che sono aspetti delle patologie e quindi in particolar modo nella possibilità di raggiungere un benessere che ci aiuti a svolgere le nostre mansioni non solo nell'area lavorativa, ma anche familiare, relazionale in particolar modo, nella modalità più serena possibile. E come sarà strutturata questa giornata? Allora, in questa giornata noi del Centro regionale di psicologia dello sport mettiamo un po' a disposizione quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre abilità, quindi nel ventaglio, insomma, di possibilità che offre la psicologia, noi crediamo di essere, insomma, abbastanza completi. Andiamo dalla psicologia dello sport, alla psicologia della salute, del benessere, psicopatologia, quindi ognuno di noi ha una formazione specifica in un ambito e presenteremo quelle che sono le nostre attività. Quante Quindi, professioniste fanno parte di questa associazione? allora, c'è la dottoressa Barbara Rossi, che è la fondatrice del Centro regionale di psicologia dello sport, è una psicologa dello sport da oltre 20 anni, quindi ha una grandissima esperienza in quest'ambito. Poi ci sono io, insomma, che nello specifico mi occupo di visual trainer, di ginnastica neurocognitiva, che è un qualcosa che può essere diciamo, sposato sia nell'ambito dell'adolescenza, attraverso dei percorsi psicomotori, sia negli atleti per incrementare la parte cognitiva, la rapidità di risposta, c'è anche una ginnastica specifica oculare, tutta una serie di abilità, di parametri che sono importantissimi nell'ambito sportivo. E nell'adulto proprio come ginnastica, cioè la ginnastica muscolare, ma anche la ginnastica neurocognitiva, che come dicevamo prima può essere utile anche per prevenire delle situazioni anche legate a patologie degenerative proprio del sistema nervoso. La collega Cristina Marinelli, che poi ci dirà lei, c'è la dottoressa Sabrina Monachesi, che è una psicoterapeuta e psicologa dello sport, il dottor Marco Brandi, che è uno psicologo che si occupa nello specifico di attività in natura. Quindi racconteremo e spiegheremo quel giorno anche tutta una serie di attività legate al benessere, legate alla psicologia, che si possono svolgere all'aperto.